investire nella formazione ad un'ecologia integrale, per comprendere che l'ambiente è un dono di Dio, un'eredità comune da amministrare, non da distruggere. È il pressante invito di Papa Francesco contenuto nell'enciclica Laudato Si sulla cura della casa comune, che lega intimamente l'uomo alla natura e l'ecologia alla nozione di bene comune. Chiediamo a Luca Fiorani, fisico, ricercatore dell'ENEA, l'Agenzia Italiana per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, e divulgatore scientifico nelle scuole, come parlerebbe di ecologia integrale ad un giovane studente. Il Papa ci fa passare da un'ecologia vista in bianco e nero a un'ecologia a colori. E allora potremmo fare un esempio con lui, un'immagine. Quando tu ti occupi della casa comune, non ti occupi soltanto del giardino e controlli che i fiori stiano bene, ma ti occupi anche delle persone che abitano in quella casa. Ti occupi magari del fatto che il bambino faccia sport, che la bambina faccia le lezioni di musica, che il papà abbia un lavoro. Quindi l'ecologia integrale si occupa non soltanto dell'ambiente, ma si occupa della persona umana, delle relazioni tra le persone, delle relazioni tra la persona e l'ambiente. E quindi non è importante soltanto l'ambiente naturale, ma è importante anche se ci sono poveri o no. Quindi a livello planetario questa metafora della casa è ancora un successo comunicativo del Papa. La cura di questa casa, scrive il Papa, implica il compiere scelte solidali sulla base di un'opzione preferenziale per i poveri. Parla dell'intima relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta. Questo è importantissimo. Abbiamo il problema dei cambiamenti climatici, abbiamo il problema dell'acqua. Questo è un problema che è ambientale, ma è soprattutto un problema per i poveri, perché sono loro i primi che pagano le conseguenze dell'assenza di acqua o del fatto che il nostro pianeta si sta riscaldando. L'ecologia integrale, scrive Papa Francesco nel sesto ed ultimo capitolo dell'enciclica, è fatta anche di piccoli gesti quotidiani nei quali spezziamo la logica della violenza, dello sfruttamento, dell'egoismo. Perché la sobrietà, vissuta con libertà e consapevolezza, è liberante e la felicità richiede di saper limitare quelle necessità che ci stordiscono. Io penso che adesso la sfida è questa, è un cambiamento di stile di vita delle persone, ma poi perché no? Le parrocchie, gli ordini religiosi, lo Stato della Città del Vaticano stesso potrebbero diventare un esempio di economia sostenibile, potrebbero per esempio avere impatto zero. Io so adesso di alcuni gruppi cattolici che stanno organizzando delle manifestazioni e si preoccupano di far sì che queste manifestazioni abbiano impatto zero, cioè che producano zero CO2. E il fatto che noi, per esempio, cominciamo a fare la raccolta differenziata, il fatto che cominciamo a consumare prodotti biologici, fa sì che le grandi aziende sono costrette a produrre quegli oggetti che a noi interessano. Quindi se noi riusciamo a cambiare mentalità, c'è speranza che costringiamo chi ha il potere politico e chi ha il potere economico a cambiare mentalità. E quindi, come dice il Papa, possiamo camminare con fiducia cantando con la natura.